Ciao a tutti! Oggi vedremo la finestra delle impostazioni e configurazioni per l'utilizzo di Chroma, il nostro software per la separazione automatica delle immagini in canali. Partiamo con il dire che questa finestra è possibile aprirla cliccando sull'icona del menu dei comandi, oppure dalla barra degli strumenti cliccando su File, Impostazioni. Appena aperta, ci mostra le configurazioni generali, come il percorso di salvataggio dei dati e quello per la cartella temporanea. Si può impostare la lingua preferita, abilitare la visualizzazione dello step per le opzioni di modifica dei canali, lo step di correzione del nero, questo valido solo per il metodo HSVRange, ed infine la possibilità di impostare un nome personalizzato ai nuovi canali aggiunti alla lista. Spostandoci sul tab relativo al metodo di calcolo, possiamo vedere diverse opzioni, alcune delle quali molto importanti. Partiamo dalla prima della finestra. Si può impostare il metodo preferito per la separazione delle immagini, quindi HSVRange oppure HSVLAB. Questo lo si può poi modificare anche nella schermata principale. La differenza tra i due metodi la spiegherò meglio nel video dedicato. Passiamo alle altre impostazioni. Qui possiamo selezionare il profilo predefinito per aprire le immagini salvate nella modalità colore CMYK. Questo è impostato di default. In alternativa è possibile cambiarlo con un altro profilo CMYK. Attivando questa opzione, possiamo impostare il metodo preferito per unire due canali, da quello di Chroma ai metodi di unione di Photoshop. Con questo flag, invece, impostiamo la percentuale minima di pulizia automatica del canale. In questo caso, i toni di grigio inferiori all'1% verranno rimossi automaticamente da ogni canale. Qui possiamo selezionare una cartella colori per la ricerca dell'RGB di un canale. Dopo vedremo il percorso di dove si trova il file ATL. L'ultima opzione, molto importante, si riferisce alla modalità di sovrapposizione dei canali. Si può scegliere tra Chroma e Adobe. Se il lavoro di separazione dei canali verrà salvato in PSD o PSB multicanale, per essere poi elaborato in Photoshop, consigliamo di mettere la spunta su Usa sovrapposizioni Adobe ed impostare lo stesso dot gain presente nel programma per ottenere lo stesso comportamento delle sovrapposizioni tra i due diversi software. In alternativa, consigliamo di selezionare l'altra opzione se si svolgerà il lavoro di variantatura sul nostro software Coloristint. Quest'ultima consente di attivare la curva di Photoshop, permettendo così di avvicinare il risultato alle sovrapposizioni presenti in Adobe. Se invece attiviamo il metodo di separazione HSVLAB, possiamo visualizzare altre tre opzioni in aggiunta nella presente finestra. Abbiamo quindi la possibilità di scegliere la formula per il delta E. Questa calcola la differenza tra il pixel dell'immagine originale e il colore del canale. Di default è su CMC 2 a 1. Possiamo anche impostare il maggior numero di delta E accettabile per utilizzare un terzo canale nel calcolo del colore e impostare il profilo RGB esterno, di cui poi vedremo il percorso. Infine, nell'ultimo tab, abbiamo le impostazioni in merito alla generazione del file, la possibilità di specchiare, ruotare l'immagine di 90 gradi oppure di rapportarla in X o Y. Per i file che verranno generati in formato PSD o PSB si può scegliere lo spazio colore di salvataggio tra RGB e LAB. Inoltre, se necessario, è possibile generare un'anteprima dei canali in formato PNG, scegliendo tra la tipologia in toni di grigio e quella in trasparenza, ed impostare le dimensioni preferite. Per mantenere ogni modifica effettuata, clicchiamo su Salva. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo al prossimo tutorial e follow us!